siamo a Giacarta, di notte ci sono in giro bambini, classici bambini randagio, che non si sa di chi sono, non si sa neanche se c'è qualcuno che li cuore, perché sono proprio così in mezzo alla strada. E la cosa veramente impressionante, adesso è l'una di notte, qua è buio, c'è un po' di illuminazione perché siamo comunque in una zona centrale, e il posto è impestato da bambini, ma non dormono sti bambini. Bisognerebbe fare delle leggi per costringere i loro genitori a darsi una regolata. Guardate qua, che una mamma con un neonato in braccio, si vede molto poco, però vi garantisco che questa mamma qua ha un neonato in braccio, a luna di notte in giro per strada con un bambino, posto che farli dormire sti bambini, sono tutti così in mezzo alla strada, scalzi, sporchi. Guardate questo, è pieno dal tuo bambino. E in un altro video, ecco questo, qui è un bambino acrobata, un acrobata, è l'uomo ragno. Ecco qua, per qualcuno lo fanno dormire sui manifesti pubblicitari, guardate. E qua giocano alle carte, i bambini in mezzo a strada, ah no, si stanno contando i soldi, contano dei soldi. Il giro continua, tutti questi bambini. Comunque andatevi a leggere la teoria sulle origini degli zingari e la storia dell'Indonesia, perché c'è tantissimo di correlato. Perché gli zingari hanno, si è scoperto di recente, perché una volta non si sapeva, viaggiando con gli studi antropologici, che gli zingari hanno origini indiane, e l'Indonesia anch'essa ha delle origini indiane, perché i tempi indù più antichi che ci sono al mondo sono comunque non in India, ma sono in Indonesia, e vi sono delle unioni storiche incredibili. Se voi osservate qui i modi di vivere dal punto di vista antropologico e osservate anche le persone dal punto di vista della fisionomica, è facile capire. Questo qui è il paese degli zingari, sono zingari essenzialmente, sono tutti così buttati in mezzo per terra, e poi hanno delle usanze che sono proprio tipiche degli zingari. Vi parlo usanze musicali, usanze religiose, no, però gli zingari non hanno usanze religiose ben definite, queste vengono acquisite man mano che la popolazione nomade si sposta, e hanno la stessa tradizione della famiglia, i ruoli distinti tra uomo e donna, cioè sono molto simili, hanno conservato, hanno qualche radice in comune, ce l'hanno. Poi girando per Giacarta si vede proprio, qui vedi, pensi a volte di vedere degli zingari, in realtà non sono come questi qua, te dici, i vestiti colorati, adornati. Te cosa pensi di vedere degli zingari? In realtà no, sono delle persone normalissime qua, sono del posto, non sono zingari. Ok ragazzi, ve la do io l'Indonesia e ci sentiamo alla prossima.